ringrazio tutti di essere presenti, questo è un momento importante a questa nostra terra. Dopo 40 anni riattiviamo la linea, riattiviamo l'impegno in particolar modo province, comune, camere di commercio per la realizzazione di questa opera che riteniamo storica. Essere la prima tratta di un sistema da espandersi. Siamo giunti all'inaugurazione della tratta Bergamo-Albino. Sì, dopo 40 anni siamo riusciti ad attivare il tram dalla Valsariana e quindi è stata un'opera importante che ha trovato la condivisione di una serie di realtà locali, in primis la provincia, il comune di Bergamo, la Camera di Commercio. E ultimamente anche la regione. Abbiamo collaborato in maniera importante la regione e il ministero e direi che è un'opera che lascerà nel tempo una sua storia e che cambierà profondamente il modo di muoversi in provincia di Bergamo. Senta, 8 anni sono effettivamente un po' tanti, si riuscirà in futuro a stringere i tempi per attuare per l'attuazione di queste opere pubbliche, soprattutto cercando di coinvolgere ancora di più la collettività? Allora, innanzitutto bisogna partire stabilendo che dobbiamo essere in grado di cambiare alcune regole fondamentali degli appalti. Noi abbiamo avuto la disavventura di trovare un'impresa che è andata in default e che ci ha fatto perdere 4 anni. Da quando abbiamo indetto il nuovo appalto di gara e da quando siamo ripartiti nelle procedure, ci abbiamo poi impiegato quasi 3 anni a realizzare l'intera opera. Sul coinvolgimento abbiamo sempre lavorato fianco a fianco con i comuni che svolgevano sulla tratta e con loro abbiamo sempre avuto un buon dialogo. Per cui questa opera è nata da una condivisione, è nata con una serie di difficoltà, considerando che agivamo su un territorio molto urbanizzato, su un sedime che al di là del fatto che fosse riservato comunque era pieno di interferenze e quindi direi che abbiamo lavorato con la massima celerità. È chiaro che le esperienze che si fanno per opere di questo genere possono essere riproposte evitando eventuali disagi, eventuali difficoltà che ci sono prodotte. Senti, il futuro è comunque il trasporto su ferro, questo è in dubbio, eppure c'è ancora qualcuno che è a Bergamo che pensa che non sia competitivo, pensano che in realtà è competitivo, molto più che dell'auto. Certo, direi che noi stiamo seguendo la strada che stanno seguendo l'Europa. L'Europa già da anni ha introdotto il trasporto su ferro, si è visto che il trasporto su ferro sta soppiantando pian piano il trasporto su gomma, ma la competitività dipende anche dal fatto che deve comunque essere inserito all'interno di un sistema nel quale la mobilità su ferro si integra su quella su gomma e deve essere supportato come in tutta Europa da politiche sui trasporti che in qualche misura favoriscano l'accesso alla città da parte del trasporto pubblico, in qualche misura rendendo più difficoltoso il trasporto privato. Adesso toccherà in futuro all'altra tratta, la parte della Val Brembana. Sì, noi abbiamo già elaborato 2 progetti, uno per la Val Brembana e uno all'interno della città di Bergamo, tutti e 2 progetti condivisi dalle amministrazioni, hanno una condivisione di massima anche dal Ministero e dovremo avere le disponibilità finanziarie per procedere, però questo è l'indirizzo che noi abbiamo dato e che soprattutto gli enti pubblici ci hanno dato. Va bene, okay.